Tutti noi abbiamo avuto problemi almeno una volta nella vita e alcuni di noi hanno problemi costantemente. E se vi dicessi che c'è un modo per risolvere tutti i vostri problemi e vivere serenamente? Quella che ascolterete oggi è una storia ricca di significato, una lezione di vita sulla crescita e il successo. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine per non avere mai più problemi nella vita. Ma prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per non perderti altri contenuti come questo. Iniziamo. In una cittadina viveva un giovane che durante l'estate dedicava il suo tempo al nonno, trascorrendo un periodo colmo di giochi e risate. Un giorno rivolse al nonno una domanda di grande importanza. «Nonno, da grande voglio raggiungere il successo. Puoi suggerirmi alcune strade per conseguirlo?» Con un sorriso compiaciuto, il nonno prese nota e lo condusse verso un vivace vivaio nelle vicinanze. Tra le fila di giovani piante, il nonno acquistò due esemplari e, una volta a casa, posò amorevolmente una pianta all'interno, mantenendola al sicuro, mentre l'altra fu piantata all'esterno. Riflettendo sul futuro di entrambe, il ragazzo chiese al nonno quale delle due avrebbe prosperato meglio. Il nonno, con saggezza, affermò che la pianta all'interno avrebbe avuto un destino migliore, al riparo da ogni pericolo, mentre quella all'esterno avrebbe dovuto affrontare i rischi della luce solare intensa, delle tempeste, della pioggia e degli animali. Con un sorriso complice, il nonno disse: «Vediamo cosa riserva il futuro», e così il ragazzo se ne andò. 4 anni dopo, il giovane ritornò dal nonno con la stessa domanda sulla strada per il successo. Questa volta il nonno sorrise e disse: «Prima diamo un'occhiata a ciò che abbiamo piantato anni fa». Lo condusse verso la pianta piantata all'interno che si era trasformata in un maestoso albero. Poi osservarono la pianta all'esterno, che ora era un grande albero con rami che si estendevano, offrendo ombra ai passanti. Rivolto al ragazzo, il nonno chiese: «Dimmi, quale di queste piante ha avuto più successo?» Il giovane rispose: «Quella che abbiamo piantato fuori». Il nonno, con occhi saggi, domandò: «Ma com'è possibile? Ha affrontato così tanti pericoli?» Il ragazzo replicò: «Sì, ha affrontato molte sfide, ma anche i problemi hanno i loro vantaggi. La pianta all'esterno ha goduto della libertà di estendere le sue radici quanto voleva». Prima di continuare con il racconto, ricordati di mettere mi piace a questo video e di iscriverti al canale. Assicurati di attivare la campanellina per non perderti altri contenuti come questo. Problemi come un tumulto di pioggia intensa conferivano una forza supplementare alle radici della pianta. Oggi, la sua robustezza è tale che una breve tempesta non può scalfirla, mentre la pianta alloggiata all'interno rimane minuta e vulnerabile, incapace di resistere agli impetuosi temporali, alla pioggia intensa e alla luce solare accecante. Il nonno scrutò il nipote con saggezza e disse: «Figlio mio, ricorda sempre che se eviti le lotte nella vita, se sfuggi alle difficoltà, non potrai aspirare al successo. Se opti per la comodità, impedirai la tua crescita. Se sei disposto a battersi e a superare le avversità, allora nessun obiettivo sarà irraggiungibile per te. Non considerare mai i problemi come ostacoli, ma piuttosto come trampolini di lancio verso il successo». Il giovane inspirò profondamente e fissò l'albero. Le parole del nonno risuonavano nella sua mente. Le sfide che percepiamo come nemici nella nostra vita sono, in realtà, i catalizzatori che ci rendono più robusti e di maggior successo. Esplorando la nostra esistenza, scopriremo che spesso dobbiamo affrontare prove e difficoltà. In queste circostanze è facile sentirsi delusi e perdere il coraggio di andare avanti. La lezione dalle storie delle due piante è chiara. Non temere le sfide, ma accoglile come opportunità per imparare e crescere. Le difficoltà, se affrontate con determinazione, diventano il terreno fertile in cui germogliano i semi del successo. Come un vegetale posto all'aperto che ha dovuto fronteggiare le catastrofi naturali, ma ha ottenuto in cambio la libertà di espandere le sue radici e fortificarsi,
trasformandosi in un maestoso albero. Dall'altra parte, la pianta sistemata all'interno è stata risparmiata dalle avversità naturali, ma è rimasta minuta e indifesa. Da ciò apprendiamo che quanto più difficoltà e sfide affrontiamo nella nostra vita, tanto più si spalancherà la via del successo. Ciò ci insegna a non temere di intraprendere rischi e di varcare i confini delle nostre zone di comfort. Nell'affrontare le sfide, siamo dati l'opportunità di imparare e di rafforzarci, sviluppando resilienza e determinazione, entrambe essenziali per il successo. Superare ogni ostacolo, naturalmente, non è un compito agevole. Ci saranno momenti in cui ci sentiremo sconfitti o demoralizzati. Tuttavia, è cruciale ricordare che tali ostacoli sono temporanei. Se apprendiamo da essi e continuiamo a progredire, alla fine supereremo tutte le sfide che ci si pareranno davanti. Quindi, la prossima volta che vi trovate di fronte a una sfida o attraversate un momento difficile nella vostra vita, non arrendetevi. Sfruttate l'opportunità per apprendere e crescere, ricordando costantemente che le sfide affrontate oggi contribuiranno a rendervi più forti e domani otterrete il successo. Anche tu hai avuto problemi di recente o in passato? Faccelo sapere con un commento. La tua storia potrebbe essere di grande ispirazione per qualcuno. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Grazie mille per essere stati qui con noi su Il Segreto del Samadhi. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao e a presto!